tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. I governi dell'Unione insieme con l'Europarlamento hanno stabilito di portare da 13 a 16 anni il limite per il libero accesso a Facebook, ma anche ad altri social come Snapchat, Instagram e addirittura Gmail. Tu sei d'accordo? Potrei essere d'accordo, più che altro perché molti ragazzini ne fanno un uso sbagliato solo per quello. Cioè non sarebbe da censurare, però forse da controllare, non da eliminare definitivamente, ecco. Tu quando hai iniziato a usare Facebook, a che età? Quest'anno. Primo anno, a 19 anni? Sì, perché non mi è proprio interessato, non mi è mai interessato, ma anche gli altri social. Non ne vedo proprio lo scopo, e giusto per un fatto di università e contatti con vecchie amicizie, basta. Se avessi voluto, qualcuno te l'avrebbe impedito oppure no? No. Non me l'hanno mai impedito, mi hanno sempre consigliato appunto di farne buon uso e basta. Se tuo figlio in futuro a 13 anni ti dicesse: mamma, voglio iscrivermi a Facebook, tu gli diresti? Va bene, ma fanne buon uso. E lo controlleresti oppure no? Lo lasceresti libero di utilizzarlo senza stargli di fianco, vicino? No, beh, probabilmente glielo lascerei usare liberamente, anche perché sono per la fiducia, soprattutto nei figli. Assolutamente sì, penso che questa generazione potrebbe essere fermata anche tramite il limite a questi social network, perché io, facendo un giro, sono iscritta anche a Facebook per 20 anni, vedo che c'è generazione e gente che appartiene a una generazione diversa dalla mia, ma che è totalmente degradata e che su Facebook contribuisce ad aumentare il lusso degrado, e comunque poi è generico, perché giustamente Facebook è un mondo a cui tutti possono accedere. In quale modo contribuisce? E io vedo per esempio gente che condivide dei link che ovviamente hanno un certo target che io non condivido, e magari contribuisce ad aumentare l'odio, contribuisce a comunicare con altra gente questo proprio pensiero, che secondo me è sbagliato, andrebbe fermato. Cioè, sono persone, secondo me, che hanno, ok, va bene, hanno una certa cultura, però è una cultura brutta, capisci? Cioè, sono persone che non hanno una sensibilità, sono persone totalmente fuori dal comune. Secondo me, frenare l'accesso ad internet fino a 16 anni, in modo che questa gente possa compiere una propria cultura, anche intellettuale, secondo me è utile. Magari potrebbe non aiutare, però è una prima prova, quindi perché non tentare? No, non sono d'accordo, perché c'è bisogno della libertà di comunicazione, comunque viviamo in questo mondo così libero. Pensi che secondo le organizzazioni impegnate nella tutela dei minori bisognerebbe perlomeno fare in modo che le società che gestiscono i social network permettano l'iscrizione al social solo se c'è un'autorizzazione da parte della famiglia? Quindi secondo lei anche questo è esagerato, cioè il tredicenne deve essere libero di iscriversi senza dover chiedere il consenso a nessuno? No, per quanto riguarda i minori non credo. Per quanto riguarda i minori dovrebbe essere il genitore di decidere sull'iscrizione, almeno. Quindi è giusto che più grandi si è e meglio è nell'iscriversi a Facebook. Esatto, sì. Se suo figlio le chiedesse, quindi a 13 anni, mamma, voglio iscrivermi a Facebook, lei cosa gli direbbe? Certo, non c'è assolutamente problema se sono io a conoscenza di questa cosa. Quindi controllandolo. Controllandolo, sì.